polacchi, uomini e donne. Che cosa è la Polonia? Significa rispetto per la famiglia, significa un bel presidente, significa essere patriota, ma pure significa unione, significa la democrazia e significa cipolla. Per alcune persone significa povertà, ma anche la speranza per il futuro. Significa essere laborioso e criticando gli altri che fanno i soldi perché sono tutti ladri. E amore per il tuo paese. E significa lamentarsi. Significa odiare il comunismo. E significa dire che le cose sono state migliori in passato, prima, ma fanculo. Significa non vergognarsi. E significa peyes per il governo. Significa cibo strano, ma buono. Significa il miglior papà. Significa togliere le scarpe. Quando sei a casa, non è come in Italia dove si cammina con le scarpe. Significa barbobietole rosse, hipsters e burro costoso. Significa natura incredibile. E significa miniere di carbone. Significa il pene più grande di tutti e più grande seno di cazzo. Polonia significa 11 novembre. E oggi non facciamo i pizze, paste, le cose italiane. Oggi facciamo zapiekanka per i gente polacchi. E per gli italiani che non scopa perché non sanno come si scopa con i polacchi o non sanno qual cibo si fa, eccetera. Ma sta tranquillo, ti faccio vedere. Cacchio, c'ho fame, devo mangiare un po', ma ti dico tutto tranquillo. Bevo un po', mangio un po' e facciamo il mangiare insieme. Se tu vuoi fare una zapiekanka propria, tu devi fare il pane, la pasta per il pane, con il, come si dice, lievito madre si dice in italiano, no, il sourdough in inglese. E per fare un sourdough non è difficile, ma ci bisogna il tempo. Una settimana più o meno, la prima volta, e poi si può usare questo lievito madre per sempre. Se tu metti la farina nel lievito, il lievito mangia la farina e vivi per sempre. Metti un cucchiaio di farina in un bicchiere, due cucchiai di acqua fresca, mischia così. Qui in Svezia è freddo adesso, allora metto vicino la cosa calda, come si dice, la termo la cosa. Se tu sei in Sicilia nell'estate, metti nel tavolo e va bene. Dopo un giorno fa così e lascia stare. Il secondo giorno c'è un profumo di cazzo non pulito, sai, un po' di acido e di merda, non si vuoi succhiare se sei una donna o se sei omosessuale, però ti piace i cazzi, allora il cazzo si può pulire, ma questo no, stai attento con questo, lascia stare così. Il profumo è buono per questo, è un po' acido perché il lievito ha cominciato a scopare e vivere. Un cucchiaio di farina e un cucchiaio di acqua e lasci stare. Terzo giorno la stessa cosa, quarto giorno la stessa cosa, giorno 5 la stessa cosa e giorno 6 è pronto. E c'è i bombole e le cose, metti nel frigorifero e una volta a settimana si deve mettere un po' di più farina e questo si può usare quanto vuoi, questo vive per sempre. Adesso, per fare il zapiekanka in Polonia, se tu vuoi scopare con i polonesi o i polacchi, tu devi fare le cose proprio in polacco. E i polacchi usano i ketchup. Prendi i pomodori italiani, ci sono bellissimi pomodori in Italia, questi che ho qui sono svedesi di merda, ma si può usare. Pure i polacchi hanno i pomodori di merda, ma si può usare. Fai i crocci così, vogliamo l'acqua, metti i pomodori nell'acqua. E qui presto il ghiaccio nell'acqua e un po' di sale, perché se si mette l'acqua salata va giù di 0 gradi Celsius. Senza sale non va giù di 0 gradi, sotto 0 gradi voglio dire. E presto, dopo un minuto, due minuti forse, metti i pomodori nell'acqua e guarda che semplice si può pelare i pomodori, come ha fatto la tua nonna.
che è morta adesso, mortacci stracci. Adesso ho capito cosa significa il mortacci stracci, ma la bella catazzocla non so esattamente cosa è, ma penso che una catazzocla è un topolino che scopa tanto con le altre topolini. Allora, taglia la cipolla, l'aglio, metti un po' di olio nella pantola così, e aggiungi la cipolla e l'aglio così, friggi un po', aggiungi il vino bianco, e qui c'è il pepe di Sichuan, è un pepe cinese, è buonissimo, c'è un buon sapore, ma non è piccante come il chili, c'è un qualcosa nella bocca che è strana ma buona, non sessualmente. Che buono. Se tu non sai cosa faccio, io credo con il microfono, il computer, e mangio le buone cose così. Queste che faccio adesso, ma tu stai tranquillo, cazzo. E faccio la cosa così. Cazzo. Allora, metti questi pepi cinesi in una pantolla senza olio e friggere. Stai attento, non vogliamo bruciare, ma stai attento, metti. E qui con il pepe di Giamaica e facciamo un polvere più o meno così nel mortaio e aggiungi nelle cipolle le cose nella frittura così, mescoliamo. Scori i pomodori, adesso è facile fare perché abbiamo bollito. E questa cosa verde, qui c'è il sapore e c'è il profumo di pomodoro. Allora metti e butta dopo. Così, la coperta e aspettiamo più o meno 20 minuti. Vedi qui. Tutto è morbido e buono. Prendi un mixer e fai il liquido così. E nel setaccio... così, e dobbiamo fare secchio tutto, tutta la liquida dentro il setacchio, pure qui, guarda sotto, questo qui, e tutto nella mandorla così, e buttala queste cose qui. Qui abbiamo il basso per il ketchup, è più o meno un sugo di pomodoro molto liquido, con i spezie strane. E riduciamo il liquido, più o meno 50%, e guarda qui, ancora è liquido ma un po' di meno adesso perché non c'è l'acqua, è acqua evaporata. Aggiungere lo zucchero, aceto bianco, che buono è questo, cazzo. Tanto di aceto e tanto di zucchero, questo è la definizione di un ketchup, e un po' di pomodoro, tanto di aceto e tanto di zucchero, e le spezie. Un po' di sale, fa assaggiare, se è buono, è buono, se bisogna un po' di più sale, metti un po' di più sale, non sei ritardato, cazzo. In una bottiglia scrivi qualcosa che è tuo ketchup, non è un ketchup di un altro, e metti la bottiglia nel frigorifero. Se il ketchup è troppo liquido adesso, tranquillo, quanto è un po' di più freddo il ketchup diventi più non liquido, come si dice. Come cazzo si... Ogni tanto non lo so se gli italiani non hai parole per le cose o se io non so la parola. Quanto qualcosa non è costoso, per esempio, non c'è una parola per dirci che qualcosa non è costoso. Cheap in inglese. In italiano non si dice cheap. È una lingua difficile. Adesso facciamo... il pane, cominciamo con il pane. Metti la comincia di madre, 25 grammi di questo con il profumo di un cazzo, 65 grammi di acqua e 65 grammi di farina di segale. Il segale fa un sapore buonissimo per questo pane. Mischia una copertina così e voglio dire ancora, se tu sei in Italia dove è caldo, lasci stare così nel tavola. Se tu sei in Italia dal nord dove è più freddo, allora forse è troppo freddo nella casa, allora si può fare così, accesi il forno nel minimo, nel 40 gradi, poi spendi il forno immediatamente e metti la cosa qui, il forno diventi più freddo però un po' di calda ancora c'è. E adesso si deve aspettare 8 ore, pure di più, ma 8 ore più o meno. E questo qui, che abbiamo fatto adesso per 8 ore, questo è il lievito madre, quello che si usa come il lievito.
E va bene, in questo tempo facciamo il burro di cranterelli, funghi di no, come si dice? Funghi di cannella, no, funghi di cantarella, cantarelle. Ma che cazzo so io, questi qui. Ci sono questi più più scuri, questi che non sono scuri. Io uso questi scuri di bosco che sono migliori di tutti i funghi di cantarelle. Io ho lasciato stare questi funghi per 2 giorni per seccare un po'. I funghi un po' di più secco sono i più facili a friggiare, sono più buoni, più sapore. I funghi freschi, c'è l'acqua nella pandola e poi c'è la miseria, vaffanculo. Fai come vuoi. Burro, funghi, mischiamo così. E dopo 5 minuti, la metà mettiamo in un mixer, così. Aggiungi il burro fresco, un po' di sale, un po' di cipollina, così. E mescoliamo così. E guarda, c'è un burro con il sapore di cipollina e questi funghi. Facciamo una salsiccia e nel frigorifero. E questi funghi qui, metti un po' di pepe nero, un po' di sale, mischia. E va bene, questi usiamo per la srappiecante. Dopo 8 ore c'è tempo per fare il pane. Tutto di questo che hai fatto 8 ore fa, qui 300 grammi di farina normale tipo 00 e 100 grammi di farina segale per il gusto, 250 grammi di acqua fredda, 10 grammi di sale. E senti, se questo che tu hai fatto 8 ore fa, se il lievito madre non ha cresciuto per niente, non funzionava, allora si può mettere un po' di lievito industriale, questo che si compra nel negozio, un grammo, mezzo di grammo pure, per aiutare per 10 minuti o 15 minuti nella macchina, così, o a mano se tu hai mani forti, e lasci stare per 1 ora e mezza. E adesso facciamo 2 grandi pane per fare 4 buoni zappicanti. In Francia questo è più o meno un croque monsieur, ma che so io. I polacchi dicono zappiecanca, allora è una zappiecanca. Nel metà, così, e così, e così, guarda, 1, 2, 3, 4, così, e facciamo come un grande baguette. Una volta, quando io sono stato in un piccolo paese di Bucchieri, in Sicilia, là hanno fatto i buoni pane che... schiccioni, penso. Sì, schiccioni. Erano buonissimo. Se tu vai in Bucchieri, compra i schiccioni. Questo non è un schicciono, ma è pure questo. Mangio da queste cose. Il mio crepe. Allora, aspettiamo per... se tu hai messo un po' di lievito industriale per il pane, nel questo pane, allora 2 ore si può mettere nel forno. Se tu hai fatto tutto naturalmente con il lievito madre, ogni tanto si deve aspettare 8, 10, 12 ore pure. Ma si può fare così. Metti il forno nel 250, pure di più, 260 se è possibile nel tuo forno. Aspetta, si deve aspettare, vuoi un forno caldissimo. Metti nel forno un po' di ghiaccio e il ghiaccio abbassa la temperatura un po' per un momento e fai buon aria. E dopo più o meno 30 minuti, 20, 30, 40 minuti ogni tanto, ha un colore buono, allora apri il forno e lasci stare ancora 10 minuti con un forno aperto. E questo fa un buon croccante pane estero e buono e morbido intero. E guarda che bello è il pane. Lasciamo stare per 15-20 minuti. Se tu apri il pane, se tu tagli il pane immediatamente, tutto il umido scappano e il pane è secco come un cazzo. Stai attento, tranquillo, aspetta un po'. E adesso facciamo il zappiecanti. Tagli il pane così, metti questo burro di funghi e cipollina, così, tutto il pane così. Metti un buon formaggio, un formaggio che fonderi bene, frizzera
ha buoni formaggi per questo, ma pure Italia, usi un formaggio quale vuoi, ma uno che fondri bene. E questi funghi qui, dove c'è solo il pepe e il sale, e nel forno caldissimo, e dopo 3 minuti è pronto. E adesso presto il buon ketchup, tu metti il ketchup così. Ah, che buono, madonna ragazzi. Così, un po' di cipollina e hai la cosa. Vai, mangi e basta. Scusa, questa volta ero un po' ubriaco quando ho fatto l'episodio e allora è un po' strano, ma la prossima volta faccio qualcosa italiano. E sai, la ultima volta ho fatto i churros e il 7% gli italiani hanno fatto i churros e hanno piaciuto. E la maggior parte di italiani vogliono che io faccia più carne e più di pasta e riso. E sai, il sondaggio vai in descrizione e guarda il sondaggio, è importante. E voglio dire grazie a Fabio che mi ha dato un po' di soldi, Stefano Sparado e Andrea Molino, grazie su Tippi e Patreon. Vado a dormire, ciao.